Hello bad guys, benvenuti in questo nuovo video, morente sempre più con il quarto box che apriamo, servitore del faraone. Qua è la box dove appunto si trova, se non erro, il Jinso, ma soprattutto la fusione, appunto quella di abbandono di cui mi sfugge il nome. Ovviamente non possono mancare all'interno del video le nostre forbicine Ikea blu. Il vero blu della situazione, non il drago bianco occhi blu. Fagli vedere chi ha gli occhi blu. E niente, quindi come al solito, se siete nuovi del canale, benvenuti. Mi occupo principalmente di retroformat, inteso anche unboxing, anche se sono un po' incapace ad aprirli, quindi non proprio unboxing, ma tentativi di unboxing. Ma anche deck profile, formato Edison, Tengu Plant, HAT, diciamo che tempo al tempo devo registrare e montare i video, testare i mazzi, quindi pian piano arriveranno. Quindi iscrivetevi al canale, caso voi dovessero interessarvi a questo tipo di contenuti, per non perdervi, e lasciate sempre un mi piace, un commento, appunto, per sostenermi. Allora, servitore del faraone. Premetto che di questa espansione, fra tutte quelle che ho aperto, è vero che non mi ricordo bene cosa si trova, ma di questa, tranne le carte che vi ho accennato prima, il Jinso, qua veramente non mi ricordo nulla delle carte che si trovano. Quindi, andando alle ciance, cominciamo subito con l'opening. Mentre tipo ora c'ho il ventilatore sparato in faccia, quindi mi scuso caso qui dovesse sentirsi troppo, ma ragazzuoli, non ho l'aria condizionata e a Roma si muore di caldo. Ok, qua come vedete, rispetto al primo box, Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu, che ripeto, a me fa cagare, nel senso che si trovano carte tecnicamente inutili, dato che è pieno zeppo di gialloni inutili e anche sconosciuti obiettivamente. In questo, diciamo, box. E in quelli successivi andiamo a vedere carte un po' sempre più strutturate, oserei dire disegnate, per richiamare un po' il mio lavoro, che è appunto quello del game and level design. Quindi, qualora voleste anche consigli di questo tipo su game dev, so che non c'entra nulla col mondo di Yugi, però questa ce la teniamo da parte perché è utile in GOT. Comunque, unitevi al mio server Discord e posso anche aiutarvi un po'. Questa anche è utile. Farvi capire come muovermi, come mi sono mosso io e come appunto riesco a fare questo lavoro da svariati anni, dall'università fino appunto alla mia carica ufficiale, come lo stato attuale. Comunque, tornando a Yu-Gi-Oh! Abbiamo la prima che c'è il fuoco, questa non mi ricordo come si chiama in italiano. E non riesco a leggere nemmeno il nome in inglese. Però dovrebbe essere Cessare il Fuoco. Quindi la prima ultra del box ce l'abbiamo, di un mazzo che io dannatamente odio, che si chiama Chamber. Non giocate Chamber, per piacere. È brutto, veramente brutto. Oddio, pensavo fosse altro ultra raro. Ho detto no, che brutto ultra rara. Pure questo, perché io odio di base i mazzi tipo il Chamber. Veramente brutti. Ma sia secondo, cioè per parere personale, sia per me, ma anche giocarci contro una palla, porca miseria, è una delle carte più inquietanti queste, obiettivamente rimane sempre così. Devo leggere qualche carta tipo queste qua con le manine, perché c'è il drop off che è una carta pure sottovalutata in GOT, ma è bella, bella forte secondo me, perché è un po' unexpected, certo non è da trappola a botola, però se inizi primo, gliene spari 3. No, no, gli spari 3 no, però gli spari un po' la pescata. L'Imperial Order Secret. Quindi questa è la secret del box. E ma le stiamo trovando tutte nella fila di destra, praticamente? Sì, perché praticamente sto iniziando sempre da qui, sempre da qui. Vabbè. Manco, sto giro non mi sono manco ricordato di dirvi: ah, scrivete nei commenti secondo voi quale troverò e quale vorreste trovare voi nei vostri box o nelle vostre bustine. Holdovich ce la teniamo, che non ci fa schifo. Sembra una delle carte più forti e disgustose in Edison, ma anche in GOT si gioca spam. Che bella forte, determinati mazzi se la possono permettere.
io non mi posso permettere altre cose, però intanto per fortuna ho avuto denaro per poter prendere questi boxettini, quindi diciamo ci va bene per ora. E niente, noi continuiamo sempre a sbustare le carte così, un Mirrorball. Niente, sta carta nell'anime, non mi ricordo chi è che la usasse, non mi ricordo se mai Valentine, boh. O contro di lei la usassero, non mi ricordo proprio, però mi ricordo che ci fosse nell'anime questa carta qui. Ok, quindi Jinso praticamente l'abbiamo già trovato nell'apertura dei box della Legendary Collection, i box piccolini, quindi qualora voleste andare appunto a recuperarvi, quegli unboxing lì sono anche disponibili sul canale, già aperto, abbiamo aperto ben 12 box in un singolo video. E niente, questo quindi allora passate lì al volo. Prohibition, rotta in culo sta carta, ragazzuoli. Sta carta qui super sottovalutata all'interno del gioco, secondo me, perché veramente è una delle carte con cui potreste fare letteralmente un sacco, ma un sacco di porcate, perché teoricamente impedite l'uso di una carta all'avversario e basta poco per capire che determinate carte che appunto campano solo con una carta, tipo le mandi al baretto, come si suol dire, le mandi veramente al baretto. Il parassita, questa usata da Brukido contro Joy, poi se non erro gli era rimasta anche del mazzo dell'anime. Stavo recuperando un po' tutto l'anime di Yugi su Netflix, che poi vabbè ho disdetto, ma dettagli, però appunto non avevo nemmeno caricato il sequel della serie, quindi ho detto vabbè, un po' inutile che mi tenga Netflix quando sto usando altri servizi come Disney Plus per l'appunto, recuperando Modern Family, bellissimo ragazzuoli. Se vi piacciono le serie un po' così molto leggere, tipo Friends, ti suggerisco di dare un'occhiata a quella, che poi è bello, io faccio l'unboxing di Yugi ma parlo di tutt'altro, sempre così, sempre così. Il canale che parla di Yugi, parlo di altro. Teoricamente questo tipo di parlare così dovrebbero essere un po' più adatte quando fai tipo live su Twitch o live in generale, quindi in caso che dovesse aver tempo e dovesse piacervi l'idea, potrei anche andare live qualche volta se non vi dispiace. Vediamo un po' come fare, ci attrezziamo, anche se bene o male come attrezzature ci dovremmo essere, però magari facciamo qualche chiacchierina in live, qualche unboxing in live che poi carichiamo sul canale. Andiamo a fingiare. E allora, che ci manca? Una ultra l'abbiamo trovata. Super, siamo a 1, 2. Quindi ci manca ancora un po' di roba. Ci mancano due, un'altra ultra, che potrebbe essere qui. E altre due. Oh, l'ho chiamata, ed eccolo qui. Il Thousand Eyed Restrict. Bellissimo, sono contento di averlo trovato. Praticamente stiamo a trovare le cover card del mazzo, tranne come si chiama? La leggenda del drago bianco occhi blu, che trovare il blu. Io ci speravo di trovare un po' il Blue Eyes, ma soprattutto il Blue Eyes Toon, perché mi piace un sacco, ragazzi. Il Blue Eyes Toon è veramente carino. A me le carte Toon piacciono da impazzire. Hanno quel design cazzone, oserei dire, proprio cazzone, che smorza, diciamo, la figaggine della carta, mettiamola così. E mi fa impazzire, a me queste cose qua fanno veramente impazzire. Secondo me è stato dato il giusto tocco alle carte col giusto stile. Cioè, per me 10 su 10 le carte Toon. Non è di son, mi pare non ci sia nulla Toon, purtroppo. Altrimenti ve l'avrei portato sicuramente e sicuramente mi sarei montato un mazzo Toon. Perché veramente lo trovo. E che... Oh! Allora, mo ragazzi, ho fatto perché praticamente queste tre, vabbè, le abbiamo già viste, però porca miseria, tutte e tre nella stessa bustina, fidatevi che fa un sacco, cioè praticamente era un pack che valeva un bel po', paradossalmente. E che ci mancano? Le due super? Oppure so io che non vedo le altre due super? Sono scemo io?
Ok, eccola qui, la prima super. C'è la prima, la terza super. E ora abbiamo le ultime due bustine, quindi manca la foil. Facciamo così, le apriamo tutte e due. Facciamo il trick se me lo ricordo. Quindi 1, 2, 3 dovrebbe essere una di queste due. 1, 2, 3, una di queste due. E facciamo così, andiamo abbastanza velocemente rallentando alle ultime. Ho sbagliato il trick, mi sa. Time seal, qua. Sì, mi sa che ho sbagliato pesantemente il trick. Oh, invece no, cioè sì, l'ho sbagliato, però Nobiluomo Super. Bella, bella, bella come carta. Bella, bella, bella. Nobiluomo. Figo, ora abbiamo il 3x praticamente super, che ne ho solo due, dato che di base ne utilizzo quasi sempre due. Però non male, quindi ricapitolando le carte, abbiamo vabbè, il Time Seal, il Nobiluomo, questo qui che non mi ricordo il nome, vabbè, la Giara, l'altro Time Seal, queste qua le metterò un po', quelle più interessanti le metto qui, ecco qui la Proibizione, l'Imperial Iron Ball, la Cold Wave, l'altro Time Seal. E questo ammazzo 4 Time Seal. Ok, e niente ragazzuoli, io vi ringrazio ancora una volta per aver guardato il video fino a questo punto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale qualora vi dovesse interessare questo tipo di contenuti, vi siano piaciute queste unboxing un po' cazzone, un po' nel chillo, oserei dire. E arrivederci al prossimo video con l'ultimo box per il 25esimo anniversario di Yu-Gi-Oh! Invasione del Caos, che è quello che aspettavo anche di più. Quindi, see you next time.